non c'è niente da fare. Quando fissa un obiettivo, quando decide che quello dovrà essere il suo giorno, Mathieu Van Der Poel non ha rivali. Tanto valeva consegnargli subito la prima rosa di questo giro, partito con 2 anni di ritardo da Budapest. Una partenza originale, non tanto perché all'estero è la 14ª nella storia della gara a tappe italiana, ma per il disegno dei suoi 195 km, praticamente pianeggianti per 190, prima di una lunga volata verticale verso il castello di Wiesbaden. Lì, nel 1440, fu rubata la Sacra Corona, simbolo del Regno d'Ungheria. Lì, il figlio di Potevante ha rubato i sogni di tutti coloro che speravano nella maglia rosa. In primis, ormai l'Eritreo, che sognava un colpaccio dal significato non banale. A pochi metri dal traguardo ci sperava anche Caleb Ewan, velocista australiano tascabile e funambolico in volata, ma talmente al limite da compiere un errore banale, rimando con la sua ruota quella di Girmay e finendo disteso a terra, come al Tour de France dello scorso anno a Contigny. Lui a terra, Mathieu Van Der Poel in paradiso con la maglia rosa e ora in un ristretto club di prestigio, quelli capaci di indossare le insegne del primato alla prima partecipazione in Francia e in Italia. Con lui anche di noi, Coppi, Anquetil, Fignon, Koblet. Domani a Budapest cercherà di difendere quel rosa e, conoscendolo, di renderlo ancora più lungo. Sa benissimo che arriverà il giorno in cui dovrà lasciarla a qualcun altro, magari Carapaz, favorito per il giro che zitto zitto oggi ha guadagnato 4 secondi sugli uomini di classifica. Poca roba, vero, ma intanto.